sereno, sono la OC30, por favor, déjame dormir. Mi devi accompagnare. No, Vasco mamá, Vasco mamá. Mi dormirò. Dormi. Izquierda o derecha? Izquierda o derecha? Izquierda o derecha? Perché sei andata a sinistra? La casa di Mira era verso destra. Izquierda, derecha, nane, nane. Izquierda, derecha, nane, nane. Izquierda, derecha. Ah, bravissimo, Remo. Vedi dove ci hai portato? Una strada chiusa. Adesso come facciamo? Me ne vado a piedi. Io voglio a casa. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi sapete cosa significa hola in spagnolo. Ciao ragazzi, prima che inizi questo video ricordatevi qui di iscrivervi al canale e di attivare qui sopra la campanella per non perdere nessun altro video. Oggi mio fratello mi ha fatto arrabbiare e capirete il perché. Via col video! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, riguardando dei vecchi video sul mio canale già stremo, mi sono imbattuto in quello dove parlavo per 24 ore solamente in inglese. Quindi ho pensato, siccome è stato molto divertente, perché non riproporvelo, però con un cambiamento. Infatti oggi andremo a cambiare la lingua. E perché no, proprio con lo spagnolo. Dovete sapere che lo spagnolo è tra le lingue più parlate nel nostro pianeta. Però me e mia sorella Elena non l'ho ancora studiato, quindi credo che non lo capirà. L'obiettivo di questo video è vedere quale sarà la sua reazione quando mi vedrà parlare questo nuovo idioma. Tra l'altro domani le ho promesso di accompagnarla a casa di una sua amica, però parlando solamente in spagnolo non so se riusciremo a capirci. Dai, d'altronde questo è il bello. A domani. Remo, e tu ancora a dormire stai? Dai, svegliati, ti ricordo che mi devi accompagnare a casa della mia amica. Remo, dai. Chiedo dormire, Elena, chiedo dormire. Stai dicendo, Remo? Perché parli così? Parli in italiano, dai, svegliati. Tengo sueño, tengo sueño. Basta, non capisco perché adesso ti sei svegliata e parli in questo modo. Muoviti, Remo. Che mi sta aspettando la mia amica? Io sto cansato. Cosa? Cansato? Ma cosa stai dicendo? Elena, sono la OC30, por favor, déjame dormir. Mi devi accompagnare. No, Vasco mamá, Vasco mamá. Basta, io non ce la faccio più. Adesso ti faccio vedere io. Buenas noches, Elena. Con l'acqua non ha funzionato. Remo, svegliati. Non mi moleste, se solo vamos a dormir. No, che dormire e dormire. Dormi. E sto incazzato! Ok, sta andando tutto secondo i miei piani. Infatti Elena sta incominciando a insospettirsi. E adesso arriverà il momento più bello, ovvero quello dove io devo accompagnare lei a casa della sua amica. Però non credo che ci arriveremo mai, perché come sempre sarà tutto detto in spagnolo. Aspettiamo che arrivi Elena e poi ci faremo tante risate. Vamos, vamos! Andremo a accompagnare a casa di Miriam. Ma perché stai registrando? Perché io sto apprendendo spagnolo e sto registrando un video. Dai, vabbè, non mi interessa, andiamo, se no facciamo tardi. No, Elena, io non sento il coach. Abbrocciate il cinturone. Abbrocciate il cinturone. Io non sento il coach. Cos'è? Cosa hai detto? Cos'è il cinturone? È il cinturone. Mi spieghi meglio? È facile, abbrocciate il cinturone e vamos alla casa di Miriam. Ma vai a finire di parlare questa lingua, devi parlare in italiano, io non capisco cosa dici. È il cinturone. No, dillo prima, la cintura si chiama in italiano. Cintura, cinturone. Muy bien, vamos. Remo, fa caldo, mi accendi l'aria condizionata. 20 o 28 grados? Allora io ti ho chiesto solo di accendere l'aria condizionata, così adesso 8. Muy bien, 28 grados. Remo, non è aria fresca questa, tutta l'aria calda, fa caldo. Tu dijiste 28 grados, Elena. Ma non mi interessa, adesso spengo io qua. Adesso apro il finestrino. No, no, io quiero l'aire condizionato. Por favor, cierra la ventanilla. Beh, da qui sempre dritto, Remo. Vai, vai. Izquierda o derecha? Izquierda o derecha? Izquierda o derecha? Izquierda, cos'è? Izquierda. Cosa? Perché sei andata a sinistra? La casa di Mira era verso destra. Remo, hai sbagliato. Remo, adesso dobbiamo trovare un posto dove girarci. De nuevo, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Derecha. No, Remo, era da sinistra. Izquierda, derecha, nane, nane. Izquierda, derecha, nane, nane. Izquierda, derecha.
siete? Non so dove stiamo andando. Non è di qua la casa di Miriam? Ah, bravissimo Remo. Vedi dove ci hai portato? In una strada chiusa. Adesso come facciamo? Non è mi problema. Ma è un problema adesso... Non è mi problema, Elena. Basta, io mi sono scocciata con te. Sai una cosa? Me ne vado da sola a casa di Miriam. Tanto è qua vicino. Me ne vado a piedi. Io vuoi a casa? Sì, tu vai a casa. Ciao. Ragazzi, vi ho detto che c'era da divertirsi. Comunque siamo riusciti a farla arrabbiare. Ci vediamo tra poco. Sono le 4 di pomeriggio. Elena non è ancora ritornata. Va bene, comunque io nascondo le telecamere e aspettiamo il suo arrivo. Devo prepararle qualcosa da mangiare. Hola Elena, come sta? Si è caste tarde. Remo, per favore non mi dare fastidio, che già mi hai fatto arrivare a casa di Miriam in ritardo. Poi mi hai fatto arrivare pure sudata qui. E adesso preparami da mangiare che ho fame. Non te preoccupare, io sono il tucco nero. Remo, non parlare in spagnolo perché non capisco. Quindi parla in italiano, per favore. Che te pongo di comer, Elena? Vai, sbrigati là. Muy bien, io te cosino e tu vas a lavarte las manos. Va bene, vamo, dai. Vamos, vamos, Elena. Cucinando. E sto cucinando ortalisa e arroz. Ortalisa? Ma vabbè, anche se non so cosa è ortalisa, buono l'arroz. Bravo, dai, continua a cucinare. Arroz? Arroz, buono. Arroz, arroz. Elena, sta listo? E arrivo. Venga. Remo. È ortalisa. Remo, non mi piace l'insalata. Muy buena. No, te la mangi tu, tanto a me sta l'arroz, vero? È l'arroz? Sì, io voglio l'arroz. L'arroz e sta a chi? Questo è l'arrosto. Non è l'arrosto, cioè il riso mi ha portato. Cos'è questa cosa? Te la mangi tu? Esto es el arroz. Remo, ma dov'è l'arrosto? Tu mi hai dato il riso, io voglio l'arrosto. E spera un minuto. Arroz è l'italiano, es riso, no arrosto. Remo, a vedere queste cose mi è passata anche la fame, io me ne vado. Mangiatelo tu. Elena, dove sta il controllo remoto? Cos'è il controllo remoto, scusa? Io chiedo per la televisione, è il controllo remoto. Ah, il telecomando. Ah. No, Remo, questo ce l'ho io e devo vedere io la televisione. Dammi il controllo remoto, dammi. Remo, non lasciami la mano. Ah.